Benvenuti e bentornati su Hogwarts Legacy, eccoci di nuovo qua ad Hogwarts, pronti per la nuova missione, quindi incontra la professoressa Weasley. Nella scorsa puntata avevamo imparato a usare la scopa, tanta roba così possiamo spippolare in giro per la mappa e fare le altre cosine. Però, adesso andiamo a vedere cosa vuole la professoressa, così andiamo avanti anche un pochino nella storia perché sono curioso. Non vedo l'ora che ci sblocca la Professoressa stanza Weasley! delle necessità, magari è questa la missione, speriamo. Magari lontano da occhi indiscreti. Intanto mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, perché no? Eccola qua, la nostra stanza delle necessità. E qui necessito della vostra approvazione, di un vostro mi piace, di una vostra iscrizione al canale. Chiedo scusa, il preside mi ha fermata e ho perso la barba di Merlino. È gialla. Vedo che non hai perso tempo. Molto bene. Entriamo. Che Prego, bello, dopo non di lei. vedevo l'ora. Che figata. La facciamo arrossire, la professoressa. Non ci sono più i cavalieri di una volta. Che bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Finalmente. Dai. Che cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Necessita di essere messa a posto, Solitamente gli però. studenti si imbattono in quella stanza per puro caso. Oppure mai? Avevo pensato di suggerirti come trovarla, dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Però l'hai rivelata per conto tuo. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Eh già. Dov'è Tic? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? È L'elfo tot. domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare la stanza delle necessità dopo che l'avessi trovata. Attenzione, una catasta di sedie. È escluso che riesca a scavalcare. Siamo maghi, professoressa. Questa è l'occasione perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente, Evanesco. Puoi lanciare Evanesco per far sparire certi oggetti, come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Prima di provare con le Interessante. sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Vai. Attenzione, ondulatorio. Triangolo. X. Quadrato. Triangolo. E voilà. Evanesco. Allora. Splendido. Aspetta, professore. Questa è. Metto qua. Lancia Evanesco su quelle sedie. Ottimo lavoro. Pietra Avrai di notato la pietra luna. di luna in tuo possesso. Più tardi Sì. ti spiegherò a cosa serve. Ah, Ora ok. proseguiamo. Bene. Abbiamo fatto bene a raccoglierle. In nome di Merlino. Che fine ha fatto quell'elfo? Che figata. Quella è... Oh cielo! La mia vecchia cartella! Mi chiedevo dove fosse finita. Quanti Non ricordi, riesco a credere professora? che sia ancora qui. Darò un'occhiata veloce in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo, finché non avremo trovato Tic. Sì, professoressa. Allora, andiamo in giro a guardare un Dovrebbe. Non pochino. potresti fare meno confusione? C'è chi riposa qui. Attenzione. Che bello. Che figata, non vedevo l'ora di arrivare qua. Aria. Mi piace questo incantesimo per mettere a posto le cose, le fai sparire e siamo a posto. Questo? Ah, forse no. Forse accio. Vieni. Ok, si può andare sia di là che di qua. Vediamo questo. Attenzione, sgorbutico, eh.
Facciamo sparire un po' tutto. Qua si va su. Revelio. Andiamo con Revelio se magari ci... Non possiamo andare? Faccio. No, non possiamo neanche prenderlo. Questo invece... come facciamo a fare... fare determinate cose? Vabbè. Una tazza di tè, vuoi non usarla per... Ah, ma non si può passare. Pensavo fosse un passaggio. Ah, ho capito. Ho capito. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Pensavo di essere un po' troppo lontano. Invece, scudi senza montatura. Attenzione. Ma è quelli che abbiamo indosso? Ah, aspettate. Quindi... vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok. Magari. Attenzione. E non possiamo salire su questo. Porca vacca, oh. Che cazzius. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vai sotto. Spero che non sia instabile come sembra. Ecco. Le ultime parole famose. Chi è? Attenzione. No, no, così non sei d'aiuto, pezzo di ferraglia che non sei altro. Ma per cos'è stato? Revelio. Va bene. Pietra di luna servirà per qualcosa? La stanza pensava che avessi bisogno di un bagno. Che insolente. Belle le lanterne. Che figata, bellissime. Sono veramente belle queste lanterne. Comunque, questo cos'è? Niente. Allora, non so quale sia la strada, diciamo, per continuare. Io faccio un po' tutto. Ah beh, era quella, sì. Ah, va bene, io vedo strade dappertutto che non ci sono. Niente, continuiamo verso le lanterne, molto romantica come cosa. Qui dentro chi non è un elfo domestico. Ti abbassi e cammini su, che lamentela, mamma mia. Ti lamenti più di me. Questa? No? Togliamo anche questo. Revelio. Vediamo se in giro c'è qualcosa. No, per il momento no. Cos'è stato? Che cos'è, il boccino? Era un boccino d'oro. Sì, il boccino, bello. Forse sarebbe tutta la tua arguzia. Ma abitante, sono i quadri che parlano o... o c'è qualcuno che ci spia? Una dolce melodia. Di qua dove si va? Attenzione, libri che volano. Spero che quell'elfo domestico riesca a trovarci. Le lanterne, bellissime. Che figata, mi piace. Allora, prima allora andrei qua a sto punto. Minchia, un labirinto davvero comunque. Revelio. Ok, probabilmente dovevamo fare una roba del genere. Ok. No? No? Aspetta. Ok. Sciarpa frangiata con lucchetti verde bosco. Ok, continuiamo. Revelio. Tanto mi metto un revelio. Attenzione, sarà qua il nostro elfo domestico? Tic l'elfo domestico, eccolo lì, bellino. Mi piacciono gli elfi domestici. Però mi fa un po' tristezza che siano schiavizzati. Ehi, attenzione! Eh? Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tic viene da te.
Salve. Salve. Che ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tick esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questo lo studente? Simpatico. In carne e ossa. Tick, è onorato di conoscerti. Ti regaliamo un calzino, Tick. Tick è un mio amico fin da quando ero al secondo anno. Abbiamo scoperto questa stanza insieme. Ho parlato di te a Tick. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tick, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Tick ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni trovare la stanza colma di fiale e boccette. Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. Notevole. Questo spiega tutto, allora. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti senza distrazioni. Bene, allora è proprio questo che la stanza ti fornirà. Magari in ordine. Ora ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli occhi, immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. Vai. Mi raccomando, ordinata, per favore, perché se no... Che figata, bellissimo. Mamma mia, bellissima. Vedo che adesso hai una bella tela su cui dipingere. Eh già. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Wow. E sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo. Serve a identificare i capi di abbigliamento sconosciuti. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. Bene. Hai sbloccato il tavolo delle descrizioni. Usalo per rivelare le proprietà magiche dell'equipaggiamento non identificato che hai ottenuto. Ok. Andiamo subito a vedere, allora... Mantello di cuoio. Ah, ok, clicchiamocelo da in automatico, perfetto. Ti imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare. Questo tavolo sarà una risorsa preziosissima. Eh già, e c'è già tornato utile. No, ho sbagliato. Penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. Sì, spero che ne approfitterai molto. Ora ti farò una breve lezione di evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Evocazione? Sì, l'arte di creare o evocare oggetti. Te la insegnerò io. Ok, perfetto, ci piace. Via, vai subito. Triangolo, X e voilà. E andiamo con l'evocazione, vediamo un po'. Molto bene. Per evocare oggetti più complessi ti servirà una cosiddetta magiformula. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare. Sì, infatti le abbiamo prese a inizio gioco. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tomi e Pergamene. L'ho fatto. Dove posso trovare le risorse che mi servono? Sebbene in giro per le Highlands sia possibile ottenere risorse quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Puoi inoltre ottenerne usando Evanesco sugli oggetti della stanza, come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Capisco. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio.
Ti saranno entrambi familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. Eh già, ci serve, che dobbiamo fare delle pozioni, dobbiamo fare incantesimo di evocazione. Quindi lo andiamo a equipaggiare subito. Ok, quindi facendo così apriamo il menu di costruzione, diciamo così. Oggetti utilizzati per preparare pozioni, vediamo un po'. Tavolo alchemico scientifico piccolo. Tavolo alchemico botanico piccolo. Eclettico e gotico. Ah, ok, sono le varie estetiche, diciamo. Ok. Come si gira il tavolo? C'è un modo... Ah, ok, L1. R1. Vediamo un po'. Questo in teoria dovrebbe essere, diciamo, quello della casa nostra. Perché è fuori dallo spazio? Ok. No, scusami. Allora, questo qua non è male per niente. Vediamo questo qua molto standard. Gotico, è bello gotico, eh. Oh, guardandolo meglio non è malaccio anche questo, eh. Si abbina più con la nostra casa. Vediamo un po', dov'è che lo possiamo mettere? Dove lo possiamo mettere? Vabbè, non cambia. Adesso per il momento lo vado a mettere qua. Anzi, facciamo così. Se magari ce ne stanno due, li andiamo a posizionare qua. Si può mettere tipo così. Allora, porca vacca. Dobbiamo fare le cose per bene. Ok, mi piace, mi piace. E uno l'abbiamo messo. Torniamo indietro. Erbologia. Banco da giardinaggio scientifico con vaso piccolo, vabbè, il botanico, eclettico e gotico come al solito. Quindi per fare queste cose ci servono due pietre lunari. Vediamo il gotico, anche questo. Oddio, costa sto ponticello sopra, non mi fa impazzire. Però questo sarebbe il giardino botanico, sinceramente lo trovo meglio così, no? Ah, non lo possiamo mettere, ok, quindi deve stare a una certa distanza, va bene. E niente, lo andiamo a mettere di qua. Allora lo mettiamo proprio al centro. Ben fatto. Per il momento lo facciamo così, poi dopo vedrò come farli per bene. O coltivare delle piante. Ok. Sempre che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti per pozioni. Puoi trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello. Ok. Oggetti incantati da usare nella stanza delle necessità. Cosa abbiamo sbloccato? Tavolo della descrizione. Ah, ok, ma ce l'abbiamo già. Questi cosa sono? Tabellone per Quidditch, stemma con leone, stemma con serpente, con fenice, con centauro e stemma di Hogwarts. Vediamo un po', sono curioso. Bello. Vabbè, questo sicuramente lo dobbiamo mettere e lo metteremo. Questo ci sta. Ok. Ah, vabbè, i vari colori. Ah, no. Se lo fa cambiare... Ok, fighi, ci sta. Ok. Tick sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Non sottovalutare le sue conoscenze. No, 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 chi le sottovaluta? Può dirmi qualcosa in più su Tick? È qui a Hogwarts da più tempo di me e sembra conoscerne ogni angolo, fessura e segreto. Abbiamo scoperto questa stanza insieme quando ero una studentessa. E ridaglie. Ha la sua buona dose di esperienza maturata sia qui a Hogwarts che altrove. Lascerò che sia lui a dirti di più quando sarà pronto. Ripeto, faresti bene ad ascoltare i suoi suggerimenti. Ben capito, professoressa. Posso usare la magia di trasfigurazione ovunque? Sicuramente posso no. Posso usare però questo tipo di magia di trasfigurazione fuori dalla stanza? No, l'evocazione e la sparizione sono proibite nel resto del castello.
Ci sono incantesimi appositi per far rispettare questa regola. Sarebbe estenuante rimediare a tutti gli errori di giudizio e di esecuzione. Tuttavia, la stanza delle necessità ha regole tutte sue. Se è vero, ma giusto. Se dovesse servirmi qualcosa, chiederò a Tick. Grazie, professoressa. Buona fortuna. Mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Ok, missione completata. Finalmente abbiamo la stanza delle necessità. Tavolo alchemico, stanza delle necessità, fiamma della metropolvere. Ah, ok, perfetto. E dovevamo creare, se non sbaglio, fatemi vedere un pochino, cos'è questa? Vuole parlare della stanza delle necessità, parla con la professoressa Weasley, incantesimo alternante, magiformula di evocazione, ok. Ok, pozione focalizzante, ottiene la pozione massima ed Edurus, puoi usarle simultaneamente. Ok, quindi andiamo a vedere qua intanto come si può utilizzare. Ok, perfetto, non abbiamo quello che ci serve, vaffanculo, porca troia, va bene, cazzi devo dire. Vediamo un po' qui se si può creare qualcosa. Abbiamo solo i semi di dittamo. Udi, li mettiamo a fare nel frattempo. Vediamo cosa vuole la prof. Sono pronto per la nuova lezione. Molto bene. Per prima cosa procurati della pietra di luna. Ce ne abbiamo abbastanza. Puoi ottenerla usando l'incantesimo evanescente sugli oggetti della stanza delle necessità o raccoglierla con attenzione fuori dalla tenuta di Hogwarts. E ne abbiamo abbondanza, torna prof. Torna da me quando ne avrai a sufficienza. Ce l'abbiamo già. Inizieremo la lezione. Ce l'abbiamo già. Vabbè, non ho capito come si rimuovono le cose, ma lo capiremo. Ho la pietra di luna che voleva, professoressa. Bene, possiamo iniziare la nostra lezione. Oltre ai banchi per pozioni e giardinaggio, puoi evocare anche altro. L'evocazione può essere utilizzata per decorare questo ambiente a tuo gusto. Provala sulle pareti e sul pavimento. Perfetto, perfetto, che figata. No, ho sbagliato. Professoressa, avrei delle domande sull'evocazione. Sì? Oh, questa mi serve, interessante. Certo. Come? Conosci già l'incantesimo da usare? È evanesco. Quando fai scomparire qualcosa, dillo prima, la pietra Cazius. Di luna usata per evocarlo ricomparirà. Ok. Oh, sono a posto. Penso di potermela cavare da solo ora. Grazie. Non vedo l'ora di vedere il tuo operato. Dai, dai. Allora, vaffanculo. Non ci avevo pensato, porca troia, scusate. Mettiamolo lì che adesso per il momento ci serve. Oh, sì, mi piace. Ma il nostro tavolo. Ma il nostro tavolo botanico, dove cazzo è finito? Era qua. Aveva messo anche una piantina. Chi è che l'ha tolto? Tick, sei stato tu, di la verità. Ma porca puttana. Evoca decorazioni per muri e per pavimenti. Andiamo a vedere subito allora. E... ah beh, ma per questi. Vediamo un po'. Questo non è male. Questo. Neanche questo non è male. Bello così. Vediamo rosso. Sì, giallo non è proprio il mio colore preferito, ma va bene. Ma dobbiamo posizionarli per forza? Va bene. Posizioneremo, dai. Sì, però dopo adesso lo faccio molto velocemente perché voglio. Ah, che bello. Questo mi sa che è il più carino, devo dire. Scusami.
Vuoi mettere due candelabri qui? Andiamo a vedere poi le sedie. No, non mi piace. Neanche. Sì, ho questa o questa qua. Però direi più questa. Sì, vabbè, adesso la vado a mettere qua, così facciamo contento il gioco. Ok, andiamo a vedere che altro possiamo fare. Ah, un tavolino, giusto, giusto, un tavolino. Vediamo un po'. Carino, tondo, mi piace. No. Sni, non mi fa impazzire. Questo tondo invece mi piace parecchio. Sì, dai, lo mettiamo qua. Ok. Decorazioni per mura, andiamo a vedere subito. A questo punto andiamo a mettere un bello stemma di Hogwarts. Poi magari andrò a farlo senza registrare per poi farvelo vedere alla fine. Mettiamo i vari appunti, i vari trofei che non abbiamo vinto noi perché non abbiamo fatto un cazzo. E cos'altro c'era? Questo qua. Ah, i vari quadri, ok, va bene. Ammazza il quadro gigante. Ma si muovono? Speriamo di sì. Sì, si muovono, bello. E quanti altri? Che palle. Perché 5 ne dobbiamo mettere, che poi lo voglio fare come si deve? No, qua ne abbiamo abbastanza. Andiamo a metterlo qua. Poi mettiamo questo qua. Ma anzi, metto questo, fanculo. Ottimo lavoro! Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti perché poi voglio fare tutto per bene. Ho evocato tutto il possibile, ora che faccio, professoressa? Credo sia il momento di insegnarti l'alterazione. L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Puoi modificare a tuo gusto il colore, il motivo e lo stile degli elementi di arredo. Iniziamo! Osserva attentamente mentre ti mostro come si lancia l'incantesimo alterante. Dai, dai. Via, partiamo. Triangolo. Quadrato. X e X. Voilà. Vediamo questo incantesimo alterante. Punta la bacchetta verso un oggetto evocato e lancia l'incantesimo alterante per personalizzarlo. Ok, dov'è l'incantesimo? Eccolo qua, lo mettiamo qui. Ah, arcata scientifica. Ah, possiamo andare a modificare anche... Bello. Ah, ok, ci rimanda, diciamo, a modificare il pezzo. Perfetto, senza doverlo prendere dall'inizio. Va bene, modifica lo stile di un oggetto, il colore di un oggetto. Ah, ok, dobbiamo andarlo a fare per forza, va bene. Ah, bello, ancora non l'abbiamo sbloccato, figo. Colore? Ok, va a colorare le parti in legno. L'ho così o sul nero, però sinceramente va meglio così, no? Mamma mia. Dai, modifichiamo il colore di un oggetto, le dimensioni. Dove si modifica? Ah, bellino, una sedia piccolina. A sto punto voilà lo stile di un oggetto. Ok, prendiamo sempre lei e la mettiamo così. Ben fatto.
Oh. Ora puoi passare a qualcosa di un po' più avanzato. Vediamo. Puoi usare l'incantesimo alterante per modificare gli elementi architettonici della stanza delle necessità. Abbiamo già visto. Prova questi nuovi progetti sul pavimento o la balconata. Che figata, che figata, che figata. Aspetta, aspetta, ho sbagliato. Scusami, non il pavimento. La balconata. Questa qua? Vediamo un po'. Ah, però. Madonna mia. Figo. Ma è bellissimo tutto ciò, ma quanto, cioè, quanto ti intrippi a fare una roba del genere? Abbia bisogno di un po' d'atmosfera? Tic, mi faresti il favore? Certo, professoressa Weasley. La professoressa Weasley ha mostrato a Tic quella magia anni fa. Tic è sicuro che ti piacerà. Quando puoi, vieni a parlare con Tic. Arrivo, Tic, arrivo. La professoressa Weasley ha detto di chiederti come cambiare l'aspetto della stanza. Certo! Che aspetto generale desideri ottenere? Vorrei un ambiente illuminato dalla luna, un ambiente verde naturale, una stanza buia e misteriosa aiuta la concentrazione. Oh, sinceramente a me piace il verde. Proviamo a vedere. Vorrei una stanza che sembri immersa in un paesaggio naturale. Bellissimo. Quindi ci va a modificare tutto quanto lui senza che dobbiamo fare noi? Ah, il colore ci va a modificare, cioè diciamo l'illuminazione. Ah. Che differenza. Naturalmente non, mi fa impazzire. Non devi tenerti questo stile se non ti piace. Puoi chiedere a Tic di rimettere le cose come erano. Direi proprio hai di sì. Hai già imparato parecchie cose sull'alterazione. Grazie, professoressa. La stanza è una figata, piena di possibilità. Ragazzi. Proprio così. Anche se ci vengo spesso, la stanza non cessa mai di sorprendermi. È bellissimo tutto ciò, ma quanto è figo. Ma che bello è. Adesso ci passerò le ore per modificare tutto quanto, cercare le varie magiformule o comprarle, adesso non so bene bene come funziona. Che sta succedendo? Ci ho sbloccato un'altra... Ah, ma abbiamo tante stanze, non solo una. Allora... C'è molto più spazio, vedo. Com'è possibile? Infatti. La stanza sa adattarsi alle tue esigenze, quindi deve aver capito che ne avevi bisogno per esercitarti con gli incantesimi. Che Se figata. Vuoi personalizzare ulteriormente questo spazio, puoi usare queste magiformule. Ne troverai molte altre dentro e fuori la scuola. Grazie, professoressa. Bello, bello. Terrò gli occhi aperti. Bene, ti lascio alle tue cose. Questo spazio è tuo. Fanne buon uso. Va bene, sciò, via, aria. Oh, finalmente. Quindi adesso possiamo dilettarci nella personalizzazione della stanza. Ok, ok. Tic, mi cambieresti per favore l'illuminazione? L'atmosfera della stanza. L'atmosfera. Certo. Che aspetto generale desideri ottenere? Adesso vedete che mette una musica romantica. Vediamo la stanza buia. Vorrei e misteriosa. Una stanza misteriosa e sinistra. Attenzione. Come se fossi nella foresta proibita, circondato dalle ombre. Penso che una persona normale non lo direbbe, ma va bene, proviamo. Sono curioso di vedere come viene un po'. Oddio. Non è male, eh? Non è male, però. Però sai com'è uno che ti dice una stanza buia e sinistra? Come se fossi nella foresta proibita, non suona benissimo, sai com'è. E però ci sta, ci sta. Io avrei detto magari una stanza a lume di luna, a lume di... Allora, per il momento la terrei così, sinceramente. Vorrei vedere un attimo quanto cacchio è grande. Porca vacca, oh. Mamma mia. Ok, non c'è neanche una minimappa, ok, va bene. Quindi immagino che di qua si esca, giusto?
Torre di astronomia, ok. Di qua invece c'è un'altra ala? No, c'è la statua. Che immagino noi possiamo andare a modificare, vero? Bello. Io vado a mettere questo, mi spiace, ma... mi piace troppo la natura, quindi... ci sta. Facciamo così. Bella. Bellissima. Andiamo anche qua. Aspettate. Ah, cambia le arcate. Ok. Madonna, il cambio comunque... allora, figo col draghetto lassù, ma ci azzecca veramente poco. Questo ci azzecca un po' di più, sì, sinceramente. Vai, io la metterei così. Però volevo cambiare questo, effettivamente. Non vedo niente. Ok, andrei a metterla così. Siete figate con tutte le piante e gli ortaggi. A sto punto andiamo a modificare anche questa qua. Questa cosa sarebbe? Eclettica e gotica. Vediamo un po' il colore. Ah, va bene, va a cambiare un po' tutto. Magari la facciamo verde, così si abbina comunque al verde delle piante. E qua non abbiamo visto il colore, fate vedere un... no, ho sbagliato. Ah, qui la andiamo a colorare tutta, completamente. No, no, allora, però aspetta, se io faccio così... non vedo. Ah, ok, va bene, ce la va a cambiare così. Ci sta, non è male per niente. Non è male per niente. A sto punto questa sezione la dedichiamo al verde. Quindi vado a fare anche costui al verde. A parte la parte, diciamo, la facciata principale rimane marrone. Così legno ci sta perché è molto figo. Vediamo queste che entrate possiamo mettere. Quindi la botanica sarebbe così, non è neanche malvagia. Ah, ok, però andiamo a cambiare tutto. Ok, non avevo visto. O la botanica o questa qua. Non saprei, non saprei. Dai, dedichiamola tutta alla botanica e buonanotte, perché sennò qua stiamo qua fino a domani. No, vabbè, questo l'abbiamo appena fatto. Io direi che forse... vorrei chiederti di cambiare l'atmosfera della stanza. Per le varie, certo, costruzioni, eccetera, sarebbe bene la luce del sole. Ottenere. La luce del sole desidero, ecco. Vorrei una stanza che sembri illuminata dal chiaro di luna. Vediamo cosa cambia. Bellissimo. Ecco, sì, effettivamente sì, era quello che dicevo. Oh, aggiudicata, questa è l'atmosfera che vogliamo, Tic. Lasciaci questa. Non so se cambiarla magari quando si va a fare le costruzioni, perché forse con la luce del giorno si vede un pochino meglio. Questa era... non l'avevo mica vista la possibilità di metterlo al chiaro di luna. Quindi, signori, a questo punto abbiamo visto una piccola parte di quello che può essere la costruzione, diciamo, della stanza delle necessità. Abbiamo fatto questo piccolo atrio dedicato, diciamo, alla natura, alla parte botanica della stanza, e ci sta, mi piace un botto. Adesso io probabilmente, senza registrare, mi andrò ad organizzare tutte le varie cose qui da mettere a posto, i vari banchi alchemici per pozioni botaniche, eccetera, così da non farlo venire lungo le ore, perché immagino che ci metterò un botto per mettere a posto tutto e farlo per bene, come dico io. Quindi finalmente abbiamo sbloccato la stanza delle necessità, possiamo fare tante cosine, dobbiamo fare anche le varie pozioncine, abbiamo già visto che non abbiamo gli ingredienti giusti per fare l'Edurus, che ci servirà poi per una missione secondaria, quindi magari faccio un salto a Hogsmeade, la vado a comprare, cioè vado a comprare gli ingredienti per farla, poi veniamo qua e la facciamo. Comunque, quindi vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a commentare il video e a iscrivervi al canale.
e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!